Allora, riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato martedì sulla progettazione dell'interfaccia utente, cominciando ad avvicinarci agli strumenti che useremo per esplicitare questa progettazione. Dicevamo che l'interfaccia utente, per poter essere realizzata in modo incrementale, no, e con la collaborazione degli utenti, ci richiede di poter realizzare delle, diciamo così, versioni parziali, incomplete, ma comunque visibili e comprensibili della stessa interfaccia prima della fine del progetto, nelle fasi iniziali del progetto, no? E a questo scopo ci si serve di uno strumento, no, che viene chiamato prototipo. In realtà vedremo che non si tratta di uno strumento, ma di un ventaglio di possibilità con caratteristiche diverse che possono proprio servire in questa fase. Questa fase che va dal documento dei requisiti, che è il primo quadrato qua a sinistra, fino al sistema finito. Il documento dei requisiti, no, è un documento, è carta, non abbiamo ancora nulla, abbiamo solamente dei pensieri, dei modelli, delle richieste, delle specifiche. Ma man mano che andiamo avanti, questo documento dei requisiti si può tradurre in prototipi, quindi in versioni preliminari, incomplete, non dinamiche, dell'interfaccia utente, fino a quando, man mano che si va avanti con lo sviluppo, questo prototipo assume sempre maggiore completezza, fino ad arrivare a trasformarsi quasi nel sistema online. Quindi questo serve soprattutto per avere il feedback con gli utenti, serve anche in realtà all'interno del team di sviluppo, no? Per convergere, a un certo punto immaginate che ci saranno delle persone che devono lavorare sui contenuti, delle persone che devono lavorare sulla grafica, devono avere una base comune su cui convergere, no? Chi fa la grafica deve sapere che contenuti metterci e chi fa i contenuti deve sapere quali sono gli spazi che ha a disposizione, i volumi e come organizzarli. Quindi in qualche modo serve comunque una rappresentazione in divenire dell'interfaccia utente per i vari scopi progettuali. Per questo si possono realizzare, no, diversi tipi di prototipi, che qui sono chiamati in modo diverso, editoriale, funzionale, di comunicazione, di navigazione, ma perché svolgono funzioni diverse nelle varie fasi di progettazione. Poi in realtà su questo non mi fossilizzo troppo, perché dipende poi dal processo di progettazione, no? Ogni azienda avrà poi un suo modo di portare avanti le cose, quindi delle sue fasi interne, no? Quello che mi interessa qua è il concetto del fatto che io ho un pensiero di interfaccia utente che dal documento dei requisiti comincia a formarsi e via via, no, si raffina attraverso una serie di fasi diverse. Ecco, dicevo che il prototipo non è una cosa unica, non esiste un solo modo di fare prototipi, ve ne sono molti, in letteratura sono distinti da una serie di attributi, no? Lo scopo, la copertura, quindi quanto del progetto complessivo viene rappresentato da questo prototipo, la fedeltà, quanto il prototipo è vicino al risultato finale, la competenza funzionale, cioè quante delle funzioni che il sistema implementerà sono già rappresentate, magari non funzionanti, nel prototipo, l'uso che se ne fa e la sua durability, quindi la durata di vita, no, attesa del prototipo. Questo è solo l'indice, proviamo a vedere qualche dettaglio in più. Immaginiamo che ogni intersezione di queste categorie c'è un modo diverso di prototipare. Allora, lo scopo, io faccio un prototipo perché? Diciamo che il motivo principale o più frequente probabilmente è, o meno quello per il quale noi l'abbiamo introdotto, quindi il motivo per cui noi stiamo parlando di prototipi adesso, è per valutare le modalità di interazione tra utente e sistema. Quindi per l'interfaccia, lo usiamo come strumento per progettare e valutare l'interfaccia. In realtà possono esserci anche altri scopi, no? Ad esempio vedere l'impatto dal punto di vista organizzativo che quel sistema, quell'interfaccia può avere
qui, vabbè, questa definizione è un po' ampia, parla della vita dell'utente, diciamo più sull'organizzazione, sull'attività dell'utente. Qui da un lato qui guardiamo l'interazione, dall'altro guardiamo semplicemente, ad esempio, la variazione delle abitudini che può avere l'utente, delle sue prassi, delle sue attività, come conseguenza di quel tipo di interfaccia. Quindi magari interfacce diverse implicano comportamenti diversi dell'utente anche nel momento in cui non sta usando l'interfaccia, perché magari hai fasi diverse di lavoro, in un concetto di interfaccia fai tutto in un passo solo, faccio un esempio, in un altro concetto di interfaccia invece di fare tre passi diversi separati nel tempo, allora è chiaro che questo ha delle implicazioni organizzative sul lavoro della persona. Però fin tanto che non lo provi concretamente è difficile avere un feedback poi della persona o proprio osservare, no, questi diversi comportamenti. Altro aspetto invece più tecnico che è invece relativo alle fasi di implementazione. Cioè un prototipo può essere usato come un esempio di interfaccia, magari disegnato a mano o giù di lì, verso cui tendere nell'implementazione del sistema. Quindi è un punto di riferimento per cui chi implementa il sistema sa che deve arrivare a un risultato analogo a quello. Quindi uno stesso strumento può avere scopi diversi a seconda che stiamo a guardare l'interfaccia che deve essere generata e quindi implementata, che stiamo a vedere le modalità di interazione, che stiamo a guardare l'impatto sull'utente e così via. La copertura. Il prototipo può essere, posso dire raramente, globale, cioè un prototipo che cerca di toccare tutte le funzioni del sistema, tutte le aree funzionali del sistema, meglio. Poi non necessariamente le copre tutte in profondità, le copre tutte in modo completo. Però da un prototipo globale si riesce a capire tutte le cose che il sistema può fare, almeno a grandi linee, no? Possiamo immaginarcelo, noi abbiamo il concetto di use case a livello system, può essere un'idea, capire quali sono gli use case a livello system generali e vederli concretamente, no? Degli esempi di interfacce. Oppure potrebbe essere una copertura più locale, cioè mi interessa capire meglio quell'elemento, quella funzionalità, quell'insieme di funzionalità, perché magari tutto il resto è facile, è scontato, è banale, o ce l'ho già, o so già che non sarà critico, e allora mi concentro con il prototipo, investo di più, faccio il prototipo migliore su una parte del sistema, il resto non mi interessa. Cioè, sì, mi interessa magari vedere come si fa a condividere dei contenuti, non mi interessa tanto la parte di registrazione e login, perché tanto sarà scontata, la copio da Google, la faccio uguale o cose del genere. Quindi possiamo avere, diciamo così, rispetto all'intero insieme di aree funzionali del sistema, un prototipo che cerca di coprire tutte oppure seleziona alcune aree da coprire. L'altra caratteristica che ho elencato qua è la fedeltà. La fedeltà è ossia quanto dal punto di vista innanzitutto visivo, ma poi anche interattivo di come risponde, il sistema, il prototipo, somiglia di più al prodotto finito. Cioè il prototipo fedele è un prodotto che è quasi indistinguibile dal prodotto finito. Un prodotto non molto fedele è uno schizzo, un disegno, un'approssimazione, mancano dei pezzi, è in bianco e nero, ci sono ancora i testi, mancano, le figure sono solo abbozzate, oppure c'è solamente un rettangolo che indica dove dovranno andare a finire le figure. Chiaramente man mano che andrò avanti nella progettazione, i prototipi che potrò costruire avranno sempre maggior fedeltà. Nelle fasi iniziali, uno, non ho ancora tutte le informazioni per poter fare un prototipo così fedele al risultato finale, e due, non mi interessa neppure, non mi interessa ancora, mi interessa magari principalmente capire se l'idea di interazione che ho in mente va bene, perché poi fino a quando non so se io quei dati li raccolgo in una videata sola oppure in tre, è inutile che provi a fare le videate in modo fedele. Devo prima capire, no, l'organizzazione, la navigazione del sistema, ad esempio. I prototipi a bassa fedeltà molto spesso si chiamano mock-up, no? Abbozzi, che possono essere mock-up cartacei, carta e penna, oppure mock-up informatizzati fatti con qualche tool, strumento di disegno, di sviluppo.
Competenza funzionale si riferisce, poi il nome lo dice, a quanto sono coperte, quanto e come sono coperte le funzionalità del sistema. Ad esempio qua viene definita la competenza funzionale di tipo orizzontale, un prototipo che modella molte caratteristiche con poco dettaglio. Se io ho 100 funzioni nel mio sistema, queste 100 vengono toccate quasi tutte, quindi il modo di attivarle, il modo di vederle nell'interfaccia, nel mockup, c'è di tutte. Ma poi di ciascuna di queste magari non sono rappresentati tutti i dettagli, tutte le possibilità, tutte le casistiche e quindi tutte le varianti dell'interfaccia utente che possono nascere. Questo fa il paio con la definizione che abbiamo detto prima di mockup generale piuttosto che locale, cioè cerco di coprire il numero maggiore di funzioni sacrificando eventualmente l'approfondimento di ciascuna, mentre invece dal punto di vista funzionale, scusate, dal punto di vista verticale intendiamo dei prototipi che abbiano meno che modellino meno caratteristiche, meno funzionalità del sistema, ma queste vengono modellate con maggiori dettagli. Dettagli non vuol dire la fedeltà, magari non necessariamente fedele a colori, ben disegnato, ma a tutte le funzionalità, tutte le eccezioni, tutti i bottoni, tutti i dati, no? Che si possono verificare nel sistema reale. Poi ovviamente sono disponibili tutte le vie di mezzo possibili. Dipende che cosa vogliamo fare in quel momento del progetto, che cosa ci interessa scoprire, che cosa ci interessa rappresentare. Il prototipo può essere usato ad esempio in tre modi diversi. Possiamo avere dei prototipi statici, cioè immaginate qualcosa disegnato su dei fogli di carta, che va benissimo. In questo caso non è interattivo, non è dinamico, è un pezzo di carta semplicemente, dove c'è un disegno statico, ci possono ragionare sopra. No? La tipica domanda che si fa, se prendo un foglio di carta in cui c'è uno schizzo di interfaccia utente, lo do in mano a un potenziale utente e gli chiedo: tu cosa capisci? Tu cosa faresti? Per attivare questa funzione dove andresti? Cosa faresti? Che cosa selezioneresti? Dove la cercheresti? No? Per cercare di capire, di emulare, di anticipare quel percorso cognitivo di cui abbiamo parlato una volta scorsa. L'utente deve interpretare ciò che vede e sulla base del quale formarsi un'intenzione che porta a un'azione. Questo processo cognitivo lui lo può fare anche davanti a un foglio di carta, che rappresenta gli stessi elementi che poi rappresenterà il sistema alla fine. E quindi io posso cominciare a ragionare con l'utente anche su cose molto semplici. Oppure posso avere prototipi dinamici. Un prototipo in cui mentre l'utente ci fa delle cose, può cambiare. Qual è un esempio molto semplice di un prototipo dinamico? Una presentazione PowerPoint. Qui siamo sul semplice, come concetto. Siamo all'inizio e stiamo cercando di sgrossare le idee sull'interfaccia utente. Presentazione PowerPoint in cui faccio vedere magari diverse videate ipotetiche. Allora, questo è dinamico in un certo senso, nel senso che cambia il contenuto, ma non è interattivo. Cioè il contenuto non cambia in modo dipendente dalle azioni che fa l'utente. Cioè, immaginiamo di progettare l'interfaccia utente di un motore di ricerca, a seconda che io scriva una parola che esiste o una parola che non esiste, un prototipo non può reagire in modo diverso, se è un prototipo dinamico semplice. Mentre invece a livello successivo sarebbe un prototipo interattivo, il quale può reagire in modo anche diverso alle azioni che l'utente fa, magari in modo finto, cioè dietro non c'è ancora il sistema vero che gira, che mi sa dire se quella parola è giusta o sbagliata, però posso inventarmi una regola che le parole che iniziano con la K sono tutte sbagliate e le altre sono tutte giuste, quindi regole molto semplificate, fasulle, ma che permettono, giocando con l'utente, di esplorare magari cammini diversi che il sistema può intraprendere. Allora, questo, per queste cose ovviamente non basta più una presentazione PowerPoint, serve già un sistemino interattivo in cui l'utente possa fingere di usare davvero il sistema. E questo sistema non fasullo, emulato, simulato, non risponde sempre nello stesso modo predeterminato,
ma può avere un minimo di variabilità. Esistono queste varie modalità. Noi lavoreremo a un livello che è a metà tra i due, a metà tra il dinamico e l'interattivo. È un pochino interattivo, ma non troppo. Non abbastanza intelligente da fare quelle scelte che ho detto prima. Poi, a seconda di come li usi, i prototipi possono essere fatti per durare, no? Per durare a lungo, oppure per essere buttati via. Vabbè, il prototipo di carta è un foglio di carta, lo prendo, lo butto via dopo che l'ho usato. Però già un prototipo dinamico o interattivo, allora voi mi dite: faccio un prototipo dinamico in PowerPoint. Bene, lo posso fare semplicemente disegnando dei rettangoli su PowerPoint, oppure lo faccio già disegnando una pagina web e poi catturo delle videate di questa pagina web e le metto in PowerPoint, ad esempio. Allora, qual è la differenza? La differenza è che se comincio a, in questa seconda ipotesi, comincio a fare già delle pagine web, è possibile che poi quelle pagine web, via via, nelle iterazioni di progetto successive, man mano che il progetto va avanti, diventino poi un pezzo della soluzione finale. Quindi il lavoro che faccio per costruire un prototipo lo faccio già nell'ottica di investimento per il risultato finale. Mi costa di più fare il prototipo, ma poi mi trovo già pronta una parte del lavoro finale. Viceversa, posso avere dei prototipi puramente usa e getta, no? Quindi quest'ultimo caso è qui chiamato prototipo di tipo operativo, no? Un prototipo che progressivamente viene raffinato fino al sistema finale. In altri casi invece viene usato per prendere delle decisioni di progetto, per valutare le scelte di progetto, e poi viene abbandonato, il progetto va avanti, lui rimane agli atti nella documentazione, ma poi tecnicamente si riparte, no? Da zero. Chiaramente questo è anche collegato alla fedeltà. Cioè, prototipi ad alta fedeltà ovviamente richiedono anche più tempo, più investimento, sarebbe anche bene probabilmente che questo investimento venga messo a fattor comune tra la fase di usability e la fase di implementazione vera e propria. Ovviamente queste caratteristiche non sono del tutto slegate l'una dall'altra. Però possiamo immaginare che, giocando su queste varie variabili, ci immaginiamo diversi tipi, diverse modalità, più o meno ricche, più o meno dettagliate, più o meno fedeli, di realizzazione di un prototipo. Questo potrebbe essere un primo schizzo di tipo generale, ampio, che ci fa vedere, con un livello di dettaglio minimo, un'organizzazione dell'interfaccia. L'interfaccia può essere fatta di questo: il cliente, viaggi, location, calendario. Comincio a fare un po' di brainstorming per dire sulle pagine del sito. Questo, per brutto che sia, lo possiamo già chiamare prototipo proprio di livello zero, che mi dà un'idea generale, ampia, non in profondità sicuramente, non in fedeltà sicuramente, e già con questo posso fare dei ragionamenti con l'utente. Allora, vediamo un attimo, ma la parte di pagamento la mettiamo dentro il viaggio o dentro il profilo utente? Permette già di fare dei ragionamenti. Poi magari uno scrive anche meglio di questo. Questi sono altri esempi di schizzi fatti in quella sinistra, carta e penna, e a destra invece con qualche programmino di disegno, che permettono di ragionare, in questo caso proprio su delle storyboard, cioè su delle sequenze di azioni. Allora, io ho delle videate possibili, da questa videata, se schiaccio questo bottone vado su questa, se schiaccio questo bottone vado su questa, così via. Notate che questi disegni portano i segni di diverse cancellazioni e correzioni, che è normale, probabilmente sono stati presi a valle di una sessione di lavoro in cui insieme si è ragionato, lo mettiamo qui, no, qui non si capisce, cancella, proviamo a spostarlo, vediamo, e così via. No, e poi questo, diciamo, è lo scopo di questi strumenti, no? Facilitare la comunicazione e alla fine le scelte di progetto. In questo riesco a vedere, con una fedeltà molto bassa, le idee principali dell'interfaccia utente e anche le relazioni tra le varie interfacce, tra le varie idee, chi viene prima, chi viene dopo.
In qualche modo provate a mentalmente affiancare a un disegno di questo genere la descrizione narrativa di un caso d'uso. Passo 1, il sistema mostra una certa cosa. Passo 2, l'utente seleziona quella voce o inserisce quel dato. Passo 3, il sistema mostra il risultato. E ciascuno di questi passi corrisponderà, no, una versione tangibile e visibile di quei dati, di quelle informazioni. Quindi stiamo dando una forma al contenuto informativo che era descritto nel caso d'uso. Poi si può andare avanti, una volta che le prime idee sono state chiarite, e per chiarire le prime idee non c'è nulla di meglio che una matita e un foglio di carta, si può passare, no, a una rappresentazione un pochino più fedele, un pochino più completa, un pochino più profonda, in cui vado a questo punto a dettagliare tutti gli elementi che sono sulla pagina. Si usano solitamente due tipi di rappresentazioni grafiche. Che differenza c'è tra quella a sinistra e quella a destra, secondo voi, dal punto di vista percettivo? Quella a destra sembra più finita, no? Quella a sinistra invece sembra ancora più indietro. In realtà contengono, sono esattamente le stesse videate. Ciò che cambia è solamente lo stile grafico, no? Quindi quella di destra viene chiamata di solito rappresentazione wireframe. Wireframe è quello che fate se costruite delle statuette. Prima fate uno scheletro in fil di ferro, dopo lo riempite col materiale con la fretta. Quindi questo qua è il fil di ferro che tiene sulla pagina. I contenuti ci sono tutti, ma la grafica, i colori, i riempimenti, le icone non ci sono ancora. Questo è il cosiddetto mock-up. Di solito quando si parla di mock-up si parla di qualcosa di questo genere, in cui semplicemente lo stile delle linee della grafica cerca di emulare un tratto a penna, una cosa fatta un po' a mano. Le informazioni sono esattamente le stesse. Cosa capita? Che quando l'utente con cui state parlando vede una cosa di questo genere, mentalmente si predispone, no, a pensare che è una cosa non ancora finita, ancora da ragionare, ancora da brainstorming, e quindi si concentra di più sui contenuti. Mentre invece se vede una cosa già più finita, dà l'impressione di essere maggiormente fedele, è la stessa cosa, no? Però dà l'impressione di fedeltà maggiore, quindi ci si concentra di più magari sui dettagli, il tipo di spazio, la dimensione, eccetera, eccetera. Col tool che useremo noi per fare queste cose basterà cambiare una casella di spunta per passare da una visualizzazione all'altra, perché in realtà il contenuto è esattamente lo stesso. Però in fasi diverse, a seconda che se voglia far percepire di più l'organizzazione degli spazi sulla pagina oppure dei contenuti, direi, uso una rappresentazione o l'altra. Poi dipende dai casi applicativi. Questa è un'altra immagine che ho trovato in giro, mi è piaciuta molto, in cui effettivamente qualcuno ha costruito su una serie di fotocopie di un iPhone delle possibili videate per interfaccia utente. Allora a questo punto io mi immagino, no, il progettista che ha in mano queste carte e mostra una all'utente e dice: allora caro utente, adesso a questo punto cosa facciamo? Prova a attivare la funzione di, non so, invio di nuovo messaggio. Allora dove andresti? Lui seleziona lì, oh perfetto, allora tac, ti cambio la carta e ti do quell'altra. Questo è un prototipo interattivo, dove l'interazione non è data da un algoritmo, non è data da un programma, è data dall'operatore, ma va bene, no? Tanto lo scopo, anzi, non è quello di implementare l'algoritmo, tanto per quello ci penserà l'implementazione del sistema, ma di capire l'interazione. Quindi le tecniche sono veramente molte in questi campi, non sono molto rigide né codificabili. Questi sono esempi di un'ipotesi brainstorming di interfacce di smartwatch fatte in PowerPoint, usando la possibilità che ho in PowerPoint di far sì che un elemento dell'interfaccia, un bottone o un'immagine, una figura, sia cliccabile, e quando ci clicco mi porta alla slide numero 7 o alla slide numero 5, cose di questo genere. Quindi giocando su questa caratteristica di base che chiunque è in grado di usare, è possibile fare cose di questo genere. Quindi ho l'orologio, vedo l'utente come interpreta gli elementi, dove agirebbe, dove schiaccerebbe. Poi in realtà ci sono questi altri bottoni sulla destra
che emulano degli eventi esterni. Cioè, cosa succede quando ti arriva una chiamata? Ovvio che il fatto che ti arrivi una chiamata è un trigger, è un evento esterno, quindi non è un'azione che inizio io agendo sull'interfaccia utente. Quindi questi eventi esterni, per poterli simulare, in questo caso hanno deciso di metterli come bottoni che li scatenano. Cosa succede? Quando io clicco su chiamata da contatto, salterò nella presentazione PowerPoint alla slide in cui ci sarà probabilmente il nome del contatto e il bottone accetta o rifiuta la chiamata, no? Cose di questo genere. E quindi no, si riesce già a avere un prototipo che qui lo chiamerei dinamico, questo posso navigare sul sistema interagendo su alcuni, non tutti, elementi dell'interfaccia, quelli che sono stati predisposti, attraverso una serie di percorsi predefiniti. Ecco, per fare queste cose, se voi andate a cercare in giro, ci sono degli stencil, cioè degli insiemi di immagini che potete usare per costruire queste interfacce, per dire in PowerPoint e cose simili. Ad esempio, questo è uno stencil che ho trovato per un po' vecchio, perché è relativo ai modelli vecchi di iPhone e di versioni del sistema operativo, che contiene gli ingredienti principali dell'interfaccia utente. Allora, voglio far vedere che c'è una tastiera, prendo questa immagine, la piazzo qua, la incollo, voglio far vedere che ci sono delle opzioni, le prendo, le incollo, poi magari gli scrivo sopra qualcosa, cambio il nome oppure no, e quindi con un po' di copia e incolla abbastanza rapido riesco a crearmi l'impressione di una pagina completa, quindi con una buona fedeltà, zero interattività. Quindi non è detto che fedeltà voglia dire sempre interattività, però riesce a dare subito l'impressione di una, e riesco tra l'altro anche con strumenti di questo genere a ragionare sulle dimensioni, ci sta o non ci sta nella pagina, di quanto sborda, quanti contenuti riesco a visualizzare, perché questi elementi li trovo in scala, no? In scala reale. C'era un altro, mi ha perso. Ah, ok. Questo, quello che vi ho fatto vedere prima, era per l'iPhone. Questi in realtà ce ne sono, se cerchiamo un attimo, poi ce li possiamo produrre. Questi sono gli elementi grafici di Windows XP: finestre, bottoni, finestre di allarme, menu, cose di questo genere. No, cose che si possono prendere, trasformare, incollare. Quindi io ho degli elementi costituenti delle interfacce. C'è il bottone, ho la casella di testo. Il mio scopo finale è quello di costruire un'interfaccia che permetta lo scambio di informazioni. Questo ce l'abbiamo già da tempo come scopo finale. Questo scopo lo devo sviluppare su tre livelli. Il primo livello si chiama, o perlomeno semplificandolo di molto, lo chiamo architettura dell'informazione. Come organizzo le informazioni? Cosa viene prima e cosa viene dopo? Quali informazioni sono correlate a quali altre? A questo livello ragiono in termini di struttura generale del sito o dell'applicazione, menu, aree del sito, zone in cui avvengono cose diverse. Prima di tutto devo decidere questo sito, questa applicazione, in quali macro zone si divide, come si chiamano, come sono legate l'una all'altra. È come se un visitatore entrasse in un supermercato e si fa un'idea di come sono messe le corsie, da che parte sono gli alimentari, da che parte sono i non alimentari. Un primo orientamento di massa. Se io andassi in un supermercato in cui i prodotti sono messi in ordine casuale, alfabetico, non lo so, non sarei orientato, sarei disorientato. Se io entro in un sito in cui le opzioni sono tutte insieme, tutte mescolate, sono disorientato. L'architettura dell'informazione è una serie di tecniche, qui noi non abbiamo il tempo di entrare, per aiutarci a organizzare le informazioni. Come trovo quelle simili, come le metto, dove le organizzo, faccio i menu più lunghi, più corti, tanti, pochi, come li chiamo, no?
dare i nomi giusti alle cose è uno dei problemi più difficili di tutta l'informatica. Una volta che ho deciso quali sono le mie corsie, posso decidere come sono fatti gli scaffali, cioè le singole videate o gruppi di videate come usano lo spazio a disposizione. Allora, c'è un menu in alto, ce l'ho a sinistra, ho un menu a sinistra e uno a destra, i contenuti al centro, oppure il menu in alto e i contenuti in basso. Questo è un lavoro prevalentemente visuale, tipografico. Attenzione che l'organizzazione grafica dei contenuti implica anche una gerarchia dei contenuti stessi. No, se io ho un titolo che è largo tutta la pagina, con una linea orizzontale sotto, ciò che sta sotto visivamente tu lo associ come subordinato, logicamente, semanticamente, al titolo che sta sopra. Se io ho un testo su due colonne e un titolo che copre solo la prima colonna, associo il testo che sta della prima colonna al titolo e quella seconda colonna no. Se vogliamo. È il modo con cui abbiamo, quando apriamo il giornale, di capire dove comincia e dove finisce un articolo. Si gioca sugli spazi, sulle linee, sui titoli, sui font, sui colori. Indicazioni che dicono all'utente, ok, guarda, queste sono le informazioni sulla pagina, ma non sono tutte anche lì, all'interno della pagina messe alla rinfusa, ma messe secondo un ordine logico. L'ordine visuale deve rispettare o deve corrispondere a un ordine logico. Cosa contiene e a che cosa serve ogni singolo spazio. E poi il livello più basso, più di dettaglio, è quello dei singoli elementi. Ok, questo io so che è il campo in cui si inserirà l'indirizzo. Ho capito che quest'area qui ci sono informazioni su di me, una di queste informazioni è l'indirizzo. Come lo inserisco? Allora, se devo inserire un indirizzo, non posso avere una casella che è larga così 4 caratteri, no? Se non ci vedo niente, dovrò avere una casella che è lunga, non so, 30-40 caratteri, qui ci possa stare comodamente quel dato. Se devo invece indicare il codice di avviamento postale, che è di 5 numeri, di 5 cifre, è inutile avere una casella troppo grande, che mi mette solo dei dubbi, ma perché allarga così quando io in realtà devo scriverci un dato più corto? Se devo selezionare una data, la devo scrivere, la scrivo come, oppure schiaccio un bottone, salta fuori un calendario, la seleziono dal calendario. Sono le modalità spicciole, cioè ogni singolo dato che io ti visualizzo, ogni singolo dato che tu mi devi immettere, devo trovare qual è la tecnica, l'elemento di interfaccia che ti faccio usare per vedere o per inserire. Quello più efficace in quel contesto. Ovviamente dei vincoli di layout. Allora, ho un testo lungo da farti vedere. Cosa faccio? Ti faccio un rettangolo che tu puoi scrollare al suo interno e lo leggi 3-4 righe per volta? Oppure metto un link che ti apre una pagina nuova in cui lo puoi leggere con calma? Ci sono pro e contro in tutti e due i casi. Se non voglio che tu lo legga, te lo metto lì. Se invece ho interesse che tu lo legga, o immagino che tu abbia interesse a leggerlo, allora te lo faccio leggere più comodamente, non due righe per volta che ti fa venire il nervoso. Chiaramente richiederà più tempo e più impegno da parte tua. Prendo, vado in un'altra pagina, controllo, torno in quella prima, devo ricordarmi cosa stavo facendo in quella prima. Però magari quel contenuto era importante. Quindi proprio a seconda della funzione che ha ogni elemento, lo posso rendere in modo diverso, usare strumenti. Io questa slide l'ho chiamata la grammatica dell'interfaccia, no? Una subordinata o una coordinata, cioè come costruisco la frase complessiva che è l'informazione che voglio scambiare, e ho delle parole, dei verbi, degli aggettivi, cioè dei titoli, delle icone, dei bottoni, che sono gli elementi di base che posso combinare in modo da creare una frase, cioè una pagina di interfaccia. E questo si associa ai verbi che possiamo usare, che potremmo aver usato nel caso di studio. Cioè, io qua ho provato a riassumere i verbi che normalmente si usano nel descrivere cosa può fare l'utente quando è davanti all'interfaccia utente. Può leggere o vedere.
Questo implica la presenza di un testo o di un'immagine sulla quale l'utente non deve interagire, ma semplicemente deve percepirne il contenuto. Diverso da leggere è analizzare. Ho un elenco di nomi, non è un testo da leggere, è un elenco o una tabella di numeri. Allora io potrei cercare di capirlo, analizzarlo. Quindi analizzare, magari devo fornire degli strumenti in più affinché l'utente, che ne so, possa riordinare le righe sulla base di un criterio oppure un altro, posso filtrarla, posso evidenziarla magari, che faciliti questa operazione di analisi. L'analisi richiede comunque una cosa di bidirezionale. In realtà questa parte qua è poco utilizzata perché è molto pesante andare a studiare dati direttamente online. Posso inserire, allora, un conto è inserire il nome, no? Inserisci il tuo nome. Inserire significa che io devo scrivere qualcosa che prima non esisteva e che il sistema non poteva conoscere a priori. Il tuo nome, la tua data di nascita, che è diverso da scegliere. Se io dico inserisci il comune di nascita, sto pensando a una casella di testo in cui scrivo Torino. Se dico scegli il tuo comune di nascita, sto pensando a un elenco, una tendina, una serie di caselle di spunta tra le quali c'è la città. Scegliere implica scegliere da un elenco, scegliere una opzione da un elenco predefinito. Poi questo elenco può essere visualizzato in molti modi diversi e ci daremo poi delle regole. Quindi attenzione ai verbi che usate, no? All'azione che fa l'utente. L'utente ha un elenco chiuso di nomi e ne deve scegliere uno, oppure ha un insieme infinito di possibilità e quindi inserisce la sua scelta, la sua opzione. Ci sono anche modi misti, io posso dire, no, ma tu scrivi la parola, ma questa parola deve comunque essere all'interno di un elenco, quindi se la scrivi sbagliata non te l'accetto. Questo è un comportamento punitivo dell'interfaccia, no? Scrivo Torino, però l'ho sbagliato, lo scrivo con due R, e quando poi faccio invio mi dice hai sbagliato a scrivere la città. È maledizione, se lo sapevi prima che era sbagliato potevi dirlo, potevi evitarmi, no, di inserirlo. E questo, ad esempio, molte interfacce che sono basate sull'autocompletamento o sulla predizione funzionano così: anziché farmi scorrere un elenco lungo, comincio a scrivere le prime lettere, allora mi fa vedere, mi fa scegliere tra un elenco corto, quindi un criterio di scelta che prevede un mix tra inserimento e selezione, ma è comunque sempre una scelta, perché alla fine devo andare a una voce dell'elenco. Solo un trucco per accorciarmi l'elenco, no? Vedete che nel campo dell'interfaccia poi molte tecniche si sono sviluppate anche nel corso degli anni. Ricercare significa che io so che un'informazione c'è e la voglio trovare fornendo dei criteri, dei filtri, no? Dei criteri di ricerca. Cioè, so che c'è un tizio che si chiama Corno, ma non mi ricordo il nome, non mi ricordo l'indirizzo, allora ti do il cognome e trovami il resto. Quindi questa è un'azione in realtà combinata. Inserisco il nome, clicco ricerca e analizzo i risultati. Però cognitivamente sto facendo un'operazione unica, ricerco il nome, cerco una persona in rubrica. Quindi inserisco dei criteri e il sistema mi risponde dandomi l'elenco delle voci che corrispondono a quei criteri. Poi su queste voci cosa posso farci? Posso analizzarle, posso sceglierne una, poi il passo successivo è diverso. Oppure diverso da ricercare è filtrare. Filtrare significa che voi avete un elenco di molte voci e aggiungete via via dei criteri e questo elenco si accorcia via via man mano che aggiungete criteri. Ma mentre quando io voglio,
mentalmente, cognitivamente, dico voglio ricercare un prodotto che mi serve, ho una persona nella rubrica, mi aspetto di sapere che risultato c'è e di trovarlo, e di trovarne uno, filtrare è un'operazione più esplorativa. Ma andiamo su Amazon, vediamo un attimo se c'è un router che abbia queste caratteristiche. Parti, poi aggiungi dei filtri sul prezzo, sulla marca, sulla tipologia, e via via l'insieme dei prodotti possibili si restringe. Poi magari non arrivi da nessuna parte, magari non trovi nessuno, magari te ne mandano ancora 10 e non sai scegliere tra questi. No? Quindi filtrare è un meccanismo che mi permette di ridurre un elenco molto lungo di possibilità a un insieme più maneggevole di dimensioni minori. Non necessariamente quando inizio a filtrare so se arriverò a 1, a 10 o a 0 risultati. Me lo aspetto. È proprio un approccio diverso, un'azione diversa che posso voler fare con l'interfaccia. Poi per ciascuno di questi tipi di azioni diverse, poi ci dovremmo inventare un modo di renderla visibile istantaneamente all'utente. Cioè l'utente quando vede una casella di testo deve capire se quella casella di testo è per inserire o per filtrare. Non è che può inventare, io devo comunicarlo nell'interfaccia. Filtrare, ad esempio, viene usato, è una modalità di interazione che viene usata molto nell'autocompletamento che dicevamo prima. Io ho un insieme di tantissime nomi di città che non ti faccio vedere tutto, ma man mano che scrivi io filtro, tolgo, cancello cose che non ti interessano, che non possono corrispondere fino a quando non arrivo un elenco più maneggevole da cui puoi selezionare. Sono tutti passaggi che per noi sono approcci cognitivi diversi. Ricordate la figurina dell'omino che si fa nella sua mente l'intenzione di agire nell'interfaccia. Queste sono tutte intenzioni possibili, diverse. Beh, poi ci sono quelle più facili, confermare, ok, annulla, sì, inserisci, cancella, eccetera. Cioè dai un'informazione puntuale che convalida una serie di informazioni che già ci sono. È vero che deve essere chiaro quando schiaccio ok, ok che cosa sia l'azione, quale sia l'azione che sto confermando. E vabbè, poi ci sono delle parole che abbiamo ormai imparato. Tenete presente che in italiano annulla e cancella sono quasi sinonimi. Per una persona normale che non sia stata troppo inquinata dall'informatica, annullare e cancellare sono la stessa cosa. Io in interfaccia utente no. Cancellare significa eliminare un dato, annullare significa non farla più questa operazione, ho cambiato idea. E quindi non cancellare nulla, lascia tutto com'era. Ah, quindi dietro anche i nomi, se voi sbagliate il nome di un bottone, le persone magari capiscono. A volte ci sono delle finestre in cui dici vuoi annullare l'operazione? Ok, annulla. Come la leggete? Ci sono ogni tanto queste finestre qua, non lo sai. Ok vuol dire sì, ok voglio annullare, e annulla vuol dire no, annulliamo l'annullamento quindi vai avanti, o viceversa. È fatta male. Navigare è l'azione attraverso la quale posso accedere a più contenuti rispetto a quelli che sono disponibili fisicamente in una sola pagina. Quindi il risultato della ricerca ti faccio vedere i primi 10, poi in fondo ho i bottoni, va alla pagina 2, la pagina 3, la pagina 4 dei risultati, la paginazione, lo slideshow, come lo chiamano adesso, il carosello multimediale, come tutto il genere, una serie di fotografie, mi fa vedere una dopo l'altra nello stesso spazio, gruppi di pagina, linguette che vengono attivate, tutti i modi per far stare più contenuto nello stesso spazio, riusando lo spazio. Noi quando navigate i risultati di un motore di ricerca, vi fa vedere i primi 10 risultati, poi dici vai alla seconda pagina,
alla terza, alla quarta, vi stanno programmando in mente un modello tridimensionale dei risultati, fatto a pagine, una dietro l'altra, su una pagina bidimensionale. Questi meccanismi di navigazione ci fanno credere, diciamo, di avere un modello tridimensionale e non bidimensionale, dove ho diversi livelli di contenuti e posso passare da uno all'altro. Vuoi chiamarle pagine, vuoi chiamarle linguetto, tabs, chiamali in modi diversi, poi dal punto di vista visivo sono diversi. Sfoglia le foto, no? È come se fossero dentro qualcosa che gira, e quindi è una dimensione tridimensionale di cui in ogni momento ne vedi una facciata. No? Sono tutte artifici di questo genere per aiutarci in modo anche molto naturale a esplorare uno spazio più ampio, o forse anche più complesso, più articolato, di quello che abbiamo a disposizione di fronte agli occhi. Quello che non vedo me lo immagino, mi faccio un modello mentale. Se è naturale, vuol dire che tutto il processo è fatto bene, mi ha programmato bene. Ecco, selezionare è un'altra voce che è diversa da scegliere. Poi in realtà i termini non sono, ma quando dico selezionare, di solito si indica la selezione di un testo, no? Evidenzia da qui a lì, mentre scegliere una voce. In realtà a volte si usa anche la parola selezionare per dire seleziona la tua scelta, ecco. In italiano sono sinonimi, quindi non mi importa come si chiamano, stiamo pensando a due operazioni molto diverse. Uno, evidenziare un insieme di elementi. Come lo posso fare? Trascinandoli, cliccandoli uno alla volta, mettendo una casella di spunto a fianco. I modi sono tanti, ma alla fine ho tanti elementi dei quali ne identifico un sottoinsieme. Possono essere caratteri, frasi, immagini, icone, ne identifico un sottoinsieme, ne seleziono un sottoinsieme. Mentre avete la scelta, ne scelgo uno. Vabbè, poi ci sono operazioni più complesse come il drag and drop, lo scorrimento, eccetera, eccetera, che sono spesso usate per navigare, per selezionare o altre cose. Non è completo questo elenco, però ci dà un'idea della complessità cognitiva, di cui tante volte non ci accorgiamo neppure quando siamo di fronte a un'interfaccia. Qualunque utente di fronte all'interfaccia dovrebbe immediatamente capire quali cose può fare tra queste in ogni elemento dell'interfaccia. Se non si capisce bene, torniamo indietro e cambiamo qualcosa. E queste azioni, questi suggerimenti, queste indicazioni su che cosa puoi fare, come faccio a darle? Vabbè, il modo ingenuo sarebbe di scriverlo. Per favore seleziona la provincia tra l'elenco di queste province. Per favore inserisci la tua data di nascita nel formato giorno, mese, anno, eccetera, eccetera. Peccato che gli studi dimostrino, anche l'esperienza dimostra, che le persone non leggono le istruzioni. Quindi non serve a niente scriverlo, anche se lo scrivi bene, non serve a niente. È l'interfaccia che deve parlare, da sola. Senza bisogno di qualcuno che dietro e lì dice adesso fai questo, adesso fai quell'altro, dietro le tue spalle, di davanti. Anche perché o ti concentri su quello che devi scrivere o ti concentri su leggere le indicazioni dell'interfaccia. Quindi l'indicazione devi mettere solo quando è veramente necessario. Meglio mai, ma magari in alcuni casi, attenzione che se metti qualche cosa qua ti rubo l'auto, allora magari lo scrivi. Tutte queste indicazioni, quindi, non le posso scrivere, non le posso spiegare. E purtroppo non ho un insieme di elementi graficamente distinti per ciascuna di queste azioni. Abbiamo detto più volte, una singola casella di testo la posso usare per filtrare, per scegliere, per inserire. Ho un insieme di elementi che è molto limitato. Le mie parole che posso mettere insieme nella mia grammatica per costruire l'interfaccia utente sono poche. Ho il bottone, ho il testo, un testo visibile, cioè mostrato, oppure un testo inseribile, e il testo può essere su una riga o su più righe. La singola riga di testo, o la casella di testo, oppure l'area di testo in cui posso inserire, o il paragrafo di testo scritto.
o stesso visualizzabili o modificabili. Ho i cosiddetti radio button, che sono una modalità di avere più pulsanti dei quali uno solo per volta si può selezionare, e le checkbox sono le caselle di spunta in cui ne posso selezionare anche più di una. Quindi i radio button per tradizione sono tondi, per convenzione, le checkbox per tradizione sono quadrate. Poi le vediamo. Noi ormai siamo abituati. Si trova qualcuno particolarmente intelligente che decide di fare radio button quadrati confondendo gli utenti, ma per fortuna la norma non è questa. Oppure posso avere delle tendine, dei menu a discesa, degli elenchi di nomi, o tutti visibili contemporaneamente, quindi un'area in cui ci sono i vari nomi uno sotto l'altro, ne seleziono uno, oppure a comparsa, quindi vedo solamente il nome selezionato, se ci clicco a fianco si apre. Sono gli elementi con cui lavoriamo tutti i giorni. La combo box non è altro che la combinazione di una riga di testo con una list box, quindi una casella di testo in cui posso scrivere ma a fianco la tendina che mostra le opzioni, quindi la combinazione di due elementi. Essenzialmente sono questi gli elementi che abbiamo che fare. Combinandoli opportunamente offriamo agli utenti tutte le possibilità che abbiamo detto prima. Il modo in cui le combiniamo fornisce dei suggerimenti, delle indicazioni all'utente sull'uso che hanno questi elementi. Quindi è un linguaggio visuale. Vabbè, qui facciamo vedere nel campo di Windows XP, nel campo di JavaFX, che alla fine i widget, cioè gli elementi di interfaccia grafica, sono sempre gli stessi. Poi ogni toolkit grafico, ogni versione del sistema operativo avrà una grafica leggermente diversa, ma gli elementi sono sempre quelli. Questo esempio è una lista, questi sono dei menu a discesa, comparsa, radio button sono questi, checkbox sono queste, bottoni sono questi, e abbiamo finito. Poi ci sono caselle di testo e basta. Analogamente, ad esempio nell'iPhone, si tende ad esempio a non avere, mi pare che non ci siano proprio, se non te li costruisci da solo, i radio button, i bottoni, gli elenchi con i bottoni a fianco. Per fare una scelta tra un insieme di voci si usa sempre un rotore di questo genere. Quindi questi sono gli elementi che abbiamo a disposizione. Beh, qui ci sono quelli di Android, che sono leggermente sempre simili, cioè, ma diversi. Ogni toolkit grafico ha le sue convenzioni e i suoi elementi. La domanda che ci facciamo è: ma noi che criteri abbiamo per progettare? Cioè, noi sappiamo che al passo 3 o 3.2 del caso d'uso c'è scritto che l'utente inserisce i propri dati anagrafici, oppure l'utente seleziona le modalità di invio del bonifico. Allora, già ho usato inserisce o seleziona senza accorgermene nel descrivere quale sia scritto il caso d'uso, perché già chi ha probabilmente già scrivendo quel caso d'uso, qualcuno ha già pensato al tipo di azione che doveva fare l'utente, senza curarsi dell'interfaccia grafica, ma il tipo di azione sì, lo so già. E quindi, sapendo cosa deve fare l'utente, qual è la combinazione di widget, di elementi grafici che posso usare? Ci sono delle regole che posso usare oppure vado puramente a intuito? Le regole ci sono, e le regole sono emerse da decenni di esperienza. Cose che parti, non funzionano, verify, eccetera. Quindi, ciò che devo fare è capire come costruire la navigazione, quale ordine di lettura dare, quindi cosa viene prima, cosa viene dopo, e poi soprattutto quali elementi visualizzare. In questa fase devo puntare a avere un risultato che sia, questi sono i nostri obiettivi, facile da apprendere. Le persone devono poter, gli utenti devono poter usare l'interfaccia senza istruzioni, senza spiegazioni, senza un corso di formazione. Efficiente, una determinata interazione deve avvenire nel minor tempo possibile, a parità di errori, quindi deve permettere all'utente di fare il minor numero di errori possibili e possibilmente nessun o ancora minor numero
di errori gravi possibili. Quindi minimizzare il numero di errori in generale e cercare di evitare del tutto gli errori gravi. Rendeteli impossibili, rendeteli difficili. L'interfaccia deve essere facilmente memorizzabile. La prima volta devo guardare cosa c'è per cominciare a scrivere, per cominciare a usarlo. La seconda volta so già dove sono le cose, perché magari nel mio sito ho una certa coerenza interna, quindi le stesse informazioni sono sempre messe nello stesso posto, visualizzate nello stesso modo. E quindi in qualche modo, senza sforzo, imparo. La mia memoria visiva mi aiuta a identificare con una certa forma, una certa combinazione di elementi, un certo contenuto, lo associo a un certo contenuto. Quindi uso non la memoria razionale, leggi e impara, ma la memoria associativa, quell'immagine è uguale a quel contenuto. E beh, poi se va bene anche la soddisfazione, cioè alla fine l'utente sia contento e non odi il progettista dell'interfaccia. Questi sono i nostri obiettivi. Quali sono i controlli? I criteri? Allora, io ne ho raccolti alcuni. Sono un po' vecchiotti, fanno riferimento alle versioni anche un po' antiquate di Windows, come vedremo negli esempi grafici, ma in realtà i criteri sono sempre gli stessi. Se andate a vedere sulle interfacce mobili sono sempre gli stessi, no? Noi quando prendiamo uno smartphone lo usiamo, e prendiamo un computer o un browser lo usiamo, stiamo usando essenzialmente lo stesso insieme di convenzioni, non funzionano in modo diverso, tranne qualche dettaglio, soprattutto sulla parte di navigazione ovviamente, ma poi la parte di dettaglio. Allora, ad esempio, se io voglio selezionare una voce tra un insieme di elementi che siano mutuamente esclusivi, cosa posso usare? Posso usare un insieme di elementi mutuamente esclusivi. In quale regione abitiamo? In quale regione ci troviamo? Piemonte, adesso. Il modo migliore di realizzare questo, ad esempio, è quello del radio button, cioè l'elenco di tutte le 20 regioni con a fianco un pallino. Seleziono una di queste. Se però ho dei vincoli sullo spazio disponibile, questo elenco di 20 nomi, anziché avere tutti per estero e per lungo, li collasso tutti in una tendina scomparsa. Quindi avrò una tendina che inizialmente mostra seleziona la regione, clicco sulla tendina, si apre l'elenco, clicco sulla voce, la tendina si richiude con la voce selezionata. Una tendina e un insieme di radio button svolgono la stessa funzione. Selezionare una voce tra molte. La differenza è lo spazio che occupano e la velocità di utilizzo. Se ho spazio disponibile, è più veloce selezionare una voce da un insieme di voci che sto vedendo, rispetto ad aprire una tendina, andarmi a cercare la voce e poi chiuderla, e così non vedo più le altre, perdo il contesto, non vedo più le altre opzioni. Trovare un'opzione nota in un contesto noto è più veloce, più rapido che non andarsela a cercare. Per questo quando ho spazio è preferibile. Se le voci invece tra cui scegliere non sono mutuamente esclusivi, quali sono i generi musicali che ti piacciono? Me ne può piacere più di uno. Allora posso avere un insieme, un elenco con molte checkbox, quadratini, da casella di spunta, da spuntare indipendentemente in quantità variabili, 0, 1, 2, 5, a seconda di quanti vi piacciono. Esisterebbe anche la versione collassata di una lista con selezione multipla, ma non c'è praticamente nessun sistema operativo in cui questo sia facile ed efficace da usare. Esistono alcune tendine in cui tu apri la tendina e puoi selezionare più di una voce tenendo premuto, per dire su PC, il tasto control. Selezioni la prima, la seconda, la terza voce e rimangono selezionate più di una. Esiste nel manuale di programmazione Windows questa roba o nell'HTML, nessuno la usa. Ma perché l'utente lo trova innaturale, difficile, non evidente. Quindi in realtà questa opzione qua non esiste, nella pratica non si usa, non è usabile.
tecnicamente è stato pensato il widget per farlo, ma nessuno lo riesce a usare efficacemente. Poi posso avere ad esempio un valore che posso inserire, un valore nuovo, oppure selezionare una voce già esistente. Dove sei venuto a conoscenza del nostro sito? Su Facebook, alla televisione, me l'ha detto un mio amico, altro. Altro specificare. Quindi cos'è? È un elenco di radio button con una casella di testo in più per la voce alta. Se lo vogliamo collassare, sarà una singola tendina con sopra la casella di testo, in cui posso selezionare una voce dalla tendina, me la ricopio nella casella di testo, oppure a piacere mio posso scrivere direttamente nella casella di testo. Un modo diverso di fare la stessa cosa. Diverso è, qui finora abbiamo parlato in qualche modo di valori non numerici, provincia, generi musicali, eccetera. Se invece devo inserire un valore numerico, a volte posso usare degli slider. Ci sono interfacce per cambiare il colore degli elementi, ad esempio, che hanno degli elementini che posso tirare avanti e indietro e cambiano con continuità un certo valore. Perché magari il valore numerico preciso non mi interessa, mi interessa poterlo regolare e vedere gli effetti di ciò che faccio. Oppure, se questo non posso o non voglio, avrò una casella di testo in cui ci scrivo il numero. Qui ad esempio c'è una serie di criteri, un algoritmo, uno possibile, non è che sia la legge, però per capire, che riassume il processo di scelta di una determinata interfaccia utente, di quella che abbiamo visto prima. Quindi dico, allora, se io devo fare, si legge così questa slide, se hai delle alternative, se l'utente deve scegliere, tra alternative mutuamente esclusive, i dati tra cui scegliere sono discreti, cioè un insieme finito di valori distinti, non un numero reale. Se questi dati sono tipicamente testuali, sono rappresentati in modo verbale, lui dice, e sono, ci sono poche opzioni, lui dice da 2 a 8, allora, tutta questa slide è relativa a queste quattro condizioni. Se si verificano queste quattro condizioni, quindi giorno della settimana va bene, le province d'Italia no, e poi ci sono quattro alternative. Non è mai typed entry is never necessary, cioè non è mai possibile inserire un valore nuovo type. Il contenuto, questo elenco non cambia mai e ho abbastanza spazio, allora ho avuto delle radio button. Perché ho scritto il contenuto non cambia mai? Perché una radio button è un elemento che occupa uno spazio ben definito sullo schermo e io visivamente lo imparo. Se ogni volta che torno su quella pagina l'elenco delle scelte su quel radio button è cambiato, come a volte quando fate qualche quiz online, tornate sulla stessa domanda, vi ha rimescolato le risposte, disorienta, non facilita l'apprendimento, la memorizzazione dell'interfaccia. Allora in questo caso uso queste opzioni. Se invece, bla bla bla, stesse cose, ma non ho abbastanza spazio, potrò usare una tendina scomparsa. Oppure, e gli ultimi due casi sono quelli in cui ho bisogno di scrivere qualche cosa. Questo esempio è il controllo che c'è in Word per cambiare il font. Ho un elenco di stili di font possibili, di dimensioni di font possibili, quindi posso scegliere una di queste, ma come vedete l'11 non c'è, il 9 non c'è, se voglio lo posso scrivere. Quindi posso scegliere un valore tra quelli esistenti oppure inserire un valore che non esiste ancora. In questi casi queste tendine sono sempre aperte, cioè questo spazio è sempre occupato.
Nell'esempio sotto invece questa tendina si può aprire o chiudere, vedete che c'è la freccia a destra, normalmente compare solamente questo campo, se voglio scegliere opzioni clicco qua e si allarga l'insieme delle opzioni possibili. Quindi a tendina chiusa occupa solo questo spazio, mentre questo, visto che ho sufficiente spazio disponibile, posso usare questo elemento. E questo è un caso. In quest'altro caso cosa c'è di diverso rispetto a prima? Il numero di elementi. Da 9 in su. Allora ci dice essenzialmente che cosa è scomparso qua? Sono scomparsi i radio button ovunque. Perché un elenco lungo con troppe voci mangia troppo spazio e è dispersivo. E quindi usiamo sempre delle liste. Delle liste aperte o delle liste chiuse a comparsa. Quindi elementi di questo genere o di questo genere sotto. A seconda dei casi, dello spazio disponibile e così via. Poi posso avere, caso sopra, alternative mutuamente esclusive, i dati discreti, che però sono suscettibili di una rappresentazione grafica, non testuale. No? Colori, date, un calendario, noi lo vediamo bidimensionale, non vediamo unidimensionale. Contenuto che cambia raramente, e quindi in realtà so già a priori dove trovare gli elementi, e posso avere pochi elementi o tanti, li posso organizzare in modo diverso, anche a griglie, in modo bidimensionale, frutto le bidimensionalità. Allora posso usare le tavolozze, in cui, che so, quando scegliete un emoticon, una faccina da mandare un messaggio, salta fuori così. C'è un insieme ampio di voci da selezionare, ve lo presento in modo bidimensionale perché in realtà a parole non si potrebbero descrivere, no? E tu poi visivamente più o meno sai, sono raggruppate per gruppi, per tipologie, sai dove c'è, grosso modo dove cercare quella che ti serve, che è poi la selezione. E tutto questo per elementi importanti. Se poi ci sono elementi non importanti, vedete che qua è comparsa una nuova condizione, not frequently selected. C'è un elemento che cambierai raramente. Allora te lo rendo un pochino più difficile da vedere, un pochino più difficile da modificare, perché voglio che tu capisca che non è di primaria importanza e voglio che tu eviti di cambiarlo per sbaglio. Non è che sono cattivo e te lo rendo più difficile, diciamo che ti rendo più facile degli altri e per fare la differenza lui sarà un pochino più penalizzato. Ad esempio, se voglio inserire un numero, posso avere questi elementi qua, no? Che cui posso aumentare o diminuire il valore. Pensate che per inserire questo oggetto qua, per scegliere la dimensione del font, si potrebbe realizzare con questo, in cui ho il numero, le due freccioline, aumenta e diminuisci. È un po' più macchinoso da usare. Si può usare lo stesso, ma occupa meno spazio, ma è un pochino più difficile da usare, un pochino più lento. Se il contenuto è raramente utilizzato, ma i dati sono facili da prevedere, perché io devo prevedere cosa succede quando clicco la freccia in su, da 3 diventa 4. Un controllo di questo genere non andrebbe bene per questi numeri. Se io sono a 9600, il numero successivo qual è? 19,2, vabbè, non faccio saperlo, lo devo vedere. Mentre invece sono dei numeri consecutivi, 1, 2, 3, 4, 5, è facile sapere cosa capita quando prendo una freccia in alto, da 3 diventa 4. Quindi l'utente deve sempre sapere cosa succederà quando cliccherà qualche cosa prima di cliccare. Gli slider ne avevamo parlato prima, va bene se ho un dato solo che sia di tipo continuo. E quindi il valore aumenta e diminuisce in modo predicibile. E fino a qua abbiamo parlato di dati, di scelte singole. Un valore tra un insieme possibile. Poi questo insieme poteva essere grande e piccolo, poteva avere tanto spazio e poco spazio, poteva essere bidimensionale o unidimensionale, numerico o testuale.
Cosa capita invece se devo inserire, devo poter fare delle scelte multiple, selezionare più di un valore? Ho una possibilità, questa, fine. Sì, ci sarebbero le multiple selection list block, ma come abbiamo visto nessuno è capace a usarle, quindi nessuno le usa. Tutto questo vale per ogni singolo elemento, ma noi non vogliamo quasi mai raccogliere un singolo valore, vogliamo raccogliere un insieme di valori correlati tra di loro: l'identità della persona, la residenza, le sue preferenze. Allora, a questo punto entrano in gioco gli spazi, i bordi, i delimitatori, per cercare di far capire il modello concettuale dei dati che sto chiedendo e non semplicemente un elenco lungo di dati scorrelati tra di loro. E poi il livello ancora superiore c'è il layout, quindi come questi vari form sono posizionati all'interno della pagina. Fatemi fare un esempio che conoscete tutti. Apriamo Word, scriviamo ciao e proviamo a formattare questo testo. A parte questa cosa qui, voi sapete che qua dentro, se cliccate qua, compare una finestra di dialogo con tutte le opzioni possibili. Quindi prendo questa perché la conosciamo e perché è anche molto ricca, c'è di tutto qua dentro, e proviamo a capire che criteri sono stati utilizzati qua, no? Per progettare questa cosa. Allora, cosa posso cambiare? Il font. Vedete che qui posso scegliere tra un elenco lungo di voci, ma anche inserire un altro a mano. Posso inserire come font il font Pinco Pallino. E va bene, non è un errore, perché io potrei voler impostare un font per dei caratteri anche se quel font non è installato su questo computer, ma magari sul computer di un amico che poi lo stamperà lui, ma i caratteri devono essere formattati in questo modo. Quindi non lo facciamo mai, ma è possibile impostare in un documento un font che non c'è su questo computer installato. È raro. Poi in realtà, se io inizio a scrivere qualche cosa, lui mi aiuterà anche. No, non è vero. CG, T, no? A filtrare l'elenco sulla base di ciò che scrivo. Quindi posso selezionare, inserire o filtrare. Tutto finalizzato a che cosa? A selezionare una voce tra un insieme di voci possibili oppure una voce aperta inserita all'utente. Questo è coerente. La stessa cosa qui. Io posso avere questo carattere normale, corsivo, grassetto o corsivo grassetto. È abbastanza curioso che io possa scrivere sopra. Potrei dire sbagliato dal punto di vista dell'interfaccia. Cosa vuol dire se io qua scrivo qualcosa di diverso? Queste sono le varianti possibili, non è che un font può avere delle varianti diverse da corsivo e grassetto. Quindi non si capisce perché questo campo sia scrivibile. Mi sarei aspettato una casella di questo genere, sì, ma in modo che io lì sopra, in quella casella sopra, non potessi andare in quella casella di testo. Semplicemente potessi selezionare una voce e quella rimaneva. Quindi è già una stranezza. Questo invece è normale, nel senso che un insieme di voci lungo modificabile. Poi abbiamo l'ho criticato e mi ha punito ok. Poi abbiamo questa casella, colore del carattere. Allora, già il fatto che sia chiusa ci fa pensare che sia meno importante di queste che sono aperte. Cioè, questo spazio di 400x400 pixel, qualcuno si è messo lì e ha pensato, come lo usiamo? Quanto spazio diamo al font? Quanto spazio diamo al colore? Il colore è meno importante, anche perché devo fare un click in più per poterlo cambiare. E quando lo apro, viene fuori una palette. Tanti valori diversi, ne devo scegliere uno, organizzabili in modo visuale, sono meglio rappresentati in modo visuale che non in modo testuale.
seleziono uno e poi mi rimane il reminder di che cosa ho selezionato. Volendo, in realtà questo menu è un menu ancora a due livelli. Posso selezionare un colore tra quelli predefiniti, oppure ancora più raramente, ancora meno frequentemente, posso selezionare un colore tra quelli non predefiniti. Quindi una palette più grande, o addirittura una palette ancora più grande. No? Qui avrò, non so quanti colori ci sono, sono una ventina, 1, 2, 3, 7 per 5, 35, 40 per quelli sotto, qui ne avrò un centinaio, e qui ho tutti i 16 milioni di colori possibili dello spazio RGB, basta che io possa anche inserire il numerino. Qua troviamo, no, i bottoncini penalizzanti per cambiare i dati, che di fatto ci stanno dicendo: se vuoi andare avanti e indietro va bene, ma fai prima a scrivere, no, 445 è troppo, fai prima a scrivere un valore. Quindi lo stesso dato in questo caso può essere inserito in tre modi diversi, via via più lontani da raggiungere, via via meno frequenti nell'utilizzo. In qualche modo Word sta anche dicendo: guarda, se non vuoi che il tuo documento sia arlecchino, usa uno di questi colori qua, che sono quelli del template, del modello. E idem per la sottolineatura, dove ho una serie, una lista di valori possibili. La sottolineatura non è molto diversa dallo stile grassetto, è nascosta perché si usa di meno. Fin qua tutto bene, abbastanza. Poi c'è questa parte sotto che ho sempre odiato. Allora, se io guardo questo, immaginate di non capire cosa significano queste sette parole. Immaginiamo di guardare la versione giapponese di Word, in cui nessuno, non so, magari qualcuno lo conosce, nessuno di noi capisce cosa c'è scritto. Cosa mi sta dicendo questa interfaccia? Mi sta dicendo: tu hai sette opzioni che sono tutte potenzialmente selezionabili a piacere. Qualunque combinazione lecita, qualunque casella di spunta può essere selezionata o deselezionata indipendentemente dalle altre. Questo è ciò che dice questa interfaccia. La checkbox è indipendente. Quindi io potrei pensare di selezionare le prime tre. Se seleziono la prima e poi provo a selezionare la seconda, mi si è tolta la prima. Non è così che una checkbox comporta. La terza invece è compatibile con la seconda, ma la quarta non è compatibile con la terza. Questa interfaccia ci dà un messaggio sbagliato. Come si sarebbe dovuto fare meglio? Due radio button tondi, un po' di spazio, altri due radio button tondi, che ci possono capire. Puoi scegliere tra queste due, puoi scegliere tra quelle due. La Microsoft ha praticamente smesso di usare il radio button. I suoi utenti nella loro mente sono troppo stupidi per poter capire la differenza tra una checkbox e un radio button, e quindi usano le checkbox come fossero radio button. La stessa cosa succede qui: le prime due sono tra di loro mutuamente esclusive, la terza invece è indipendente. Noi non ci siamo mai stupiti di questo nell'usarlo, non abbiamo mai fatto queste prove. Ma perché? Perché capiamo cosa c'è scritto qua, sappiamo cosa vogliamo in mente e lo andiamo a cercare. Però uno che non conosco, che debba esplorare le opzioni di un applicativo, lì si aspetta che tutte queste azioni siano indipendentemente selezionabili. Vabbè, poi nella parte advanced, qui di nuovo, vedete che ci sono due tabs, due linguette, che permettono, ci danno l'impressione di avere due fogli e possiamo portare avanti l'uno o l'altro, quindi raddoppiano lo spazio a disposizione. Dove è uno spazio prioritario, quello che vedono tutti, è uno spazio aggiuntivo che sono pronto a scommettere che molti utenti non sanno neanche che esiste, su cui di nuovo possiamo
questa è di nuovo una combo box a scomparsa. Quindi qui posso selezionare un valore oppure scriverlo io a mano. È una variante di questa, ma che occupa meno spazio. Qui non c'era, è un elemento un pochino anche più difficile da usare, è meno evidente. È meno evidente quando apri questo che in realtà tu potresti anche scrivere un numero. Però nella parte avanzata usa modalità di interazione anche un pochino più difficile. Vabbè, e così via. Io adesso mi sono dimenticato di installarlo su questo computer, ma se qualcuno di voi ha installato OpenOffice o LibreOffice, andate a vedere com'è fatta la finestra corrispondente e accorgerete che rispetta meglio i criteri, non fa questi errori sulle checkbox. E poi sotto abbiamo l'ok dal nulla, quindi bottone di conferma. Qui dentro tutti i comportamenti che abbiamo visto sono tutti, praticamente tutti rappresentati in questa finestra di dialogo. Alcuni più o meno fedelmente rispetto alle linee guida. In realtà sono convinto che i progettisti di Microsoft, visto che sono 20 anni, 25 che lavorano su Word, e di fatto il layout di questa finestra non è cambiato quasi nulla. Se andate a prendere Word 2.0 era molto simile, poi visivamente era uno stile diverso, ma gli elementi che erano usati erano sempre gli stessi. Sicuramente hanno fatto i loro studi per capire che in questo caso la violazione delle linee guida non aveva effetto sull'usabilità da parte degli utenti. Di sicuro le conoscono meglio di noi queste cose, avendoci lavorato per molti anni, però c'è sempre un trade-off. No? Le linee guida sono lì per essere seguite, ma con condizioni di causa possono anche essere non seguite. Faccio una violazione, un'anomalia esplicita, però verifico sul campo con i miei utenti che vada bene così. E sicuramente molte volte si fanno quelli che si chiamano i test alfa beta oppure AB, dove hai due gruppi di utente a cui sottoponi due varianti diverse della stessa interfaccia e cerchi di capire quali utenti fanno meno errori oppure capiscono di più, se quelli dell'interfaccia A, quelli che hanno visto l'interfaccia A o quelli che hanno visto l'interfaccia B. Quindi puoi fare una validazione assoluta, questa interfaccia ti piace, funziona, la capisci, oppure avere due gruppi, una valutazione comparativa, le due interfacce uguali, tranne qualche dettaglio, e così riesci a capire, anche al di là di quella che può essere la linea guida teorica a priori, effettivamente il comportamento degli utenti dove è più fluido. Ok. Quindi noi cosa faremo dopo l'intervallo? Inizieremo a esercitarci su queste cose e diciamo le prossime esercitazioni saranno, questo è il penultimo capitolo del corso dell'esame. Con il mock-up e poi ci saranno dei KPI a seguire. Qui lavoreremo principalmente in gennaio in laboratorio. Noi quello che cercheremo di fare è partire dai casi d'uso. I casi d'uso sono già un ottimo punto di partenza per disegnare l'interfaccia, perché lì ho già analizzato i turni di lavoro, chi ha, quando tocca fare motore all'utente, quando tocca fare qualcosa al sistema, e ho già analizzato quali sono le informazioni che vengono trasferite, quindi so già quali dati devo visualizzare e anche quali dati dovrò ottenere. E con le eccezioni del caso d'uso 2.a, 2.b, 2.c so anche prevedere le alternative, quindi c'è un bottone annulla, sì, no, c'è un bottone ok, e allora ogni bottone, ogni percorso diverso lo vedo perché è in uno dei casi elencati in una delle eccezioni del caso d'uso. Quindi noi dovremmo creare dei mock-up fatti di più videate, quindi dato un caso d'uso creiamo una serie di videate che lo rappresentano, facendo attenzione che in ogni passaggio, in ogni videata, ci sia lo scambio di informazioni previsto dal caso d'uso e che nell'interfaccia grafica ci siano gli elementi
di testo, numerici, bottoni, eccetera, che permettono l'inserimento o la visualizzazione dei dati che sono previsti dal caso d'uso. Quindi diamo una mappatura concreta di quello che nel caso d'uso è descritto a livello di pura informazione, mentre noi a questa informazione daremo una forma, un colore, una dimensione, un ordine, un layout. Nell'esame, datemi ancora 20 secondi di attenzione prima dell'intervallo, gli obiettivi di un disegno di un mockup sarebbero due. Il primo è fondamentale che le informazioni siano giuste, che sia coerente il tipo di informazione che il mockup rappresenta con quella che è descritta nel caso d'uso, con quella che è rappresentata nel modello concettuale. L'altro obiettivo è l'utilizzo degli elementi di interfaccia utente massimizzi l'usabilità. Allora, noi sul massimizzare l'usabilità, quello che abbiamo fatto è un ragionamento di un'oretta su delle linee guida. Quindi questa parte qui non viene valutata all'esame. Se non fate degli errori macroscopici, manca proprio un pezzo, l'ha messo nel posto sbagliato, non stiamo a valutare questa parte qui perché non ci dedichiamo abbastanza tempo nel corso. Quello invece in cui valutiamo con, diciamo, molta attenzione o in modo fiscale è la coerenza dei contenuti. Poi all'interno della coerenza dei contenuti, quindi mettimi gli elementi giusti che servono a raccogliere i dati giusti nel quadro giusto e nel passaggio giusto. Se poi magari dal punto di vista dell'usabilità sarebbe stato meglio che usassi una radio button anziché una lista, su questo, no, diciamo così, siamo molto più, diciamo, ha un impatto molto minore sulla valutazione, ai fini dell'esame questo, ai fini del mockup ovviamente servono, cioè una vera progettazione dell'interfaccia ovviamente servono. Vabbè, mi taccio per i prossimi 20 minuti.